Camilla, duchessa di Cornovaglia, continuerà a svolgere un ruolo di supporto per suo marito ed è naturalmente un potere dietro il trono, ha affermato un astrologo reale. La scorsa settimana, in un discorso per celebrare l'inizio del suo 70° anno al trono, la regina ha dichiarato che desidera che Camilla sia conosciuta come regina consorte quando il principe Carlo diventerà re. In precedenza si pensava che Camilla avrebbe assunto il titolo di principessa consorte a causa della controversia che circonda la relazione tra Carlo e Camilla e per rispetto della defunta principessa Diana. Tuttavia, con il ruolo dei Queen ormai all'orizzonte, cosa ci riserverà Camilla nei prossimi anni? L'astrologa Debbie Frank prevede che il 2026 sarà un anno di trasformazione definitivo per Charles e Camilla, ha detto, il 2023 è di alto profilo per il ruolo di Camilla. Ma è il 2026 l'anno di trasformazione definitivo per lei e Charles. Come regina consorte, Camilla continuerà a svolgere un ruolo di supporto per suo marito poiché questa firma celeste è impressa nella sua carta natale. Lei è naturalmente un potere dietro il trono anche se avrà diritto a sedersi su uno. La signora Frank ha anche affermato che tipo di regina consorte sarà Camilla, ha detto, ha un lato serio, formale e regale, ma in privato è aperta e calorosa. Quando assumerà la sua prima posizione, questo contrasto nella sua vita diventerà decisamente evidente. Camilla stabilirà dei confini netti tra la sua vita pubblica e privata che la proteggeranno, assicurandole un sacco di tempo per ritirarsi. Charles ha sempre avuto accesso al suo santuario interiore e l'unione che hanno stabilito nel corso degli anni ha permesso alla loro storia d'amore di diventare solida. Nonostante le sfide, lei lo mette al primo posto e lenisce la sua natura intensa, fornendo la sicurezza emotiva che desidera, l'astrologa ha aggiunto, per qualcuno che è più a suo agio dietro le quinte con così tanti dei suoi pianeti personali posizionati nella solitaria 12ª casa, i decenni che hanno preceduto il suo grande lavoro l'hanno persuasa ad adattarsi a una vita sotto gli occhi del pubblico, culminando in un punto in cima all'albero reale quando la regina muore.